qui è l'arcivescovo al telefono. In questi giorni abbiamo molte festività, la festività di tutti i santi, poi ricordiamo tutti i nostri defunti, preghiamo per loro, ci prepariamo a celebrare la festa di San Carlo Borromeo. Mi interessa soprattutto sottolineare il mistero dei santi. In una concezione evolutiva dell'universo, quella che ci viene presentata anche in questi giorni nella cattedra dei non credenti, in una concezione evolutiva i santi possono essere visti come un'anticipazione della situazione finale dell'umanità, una specie di pregustazione di quella gioia, di quella pace, di quella luce verso cui va tutto il cammino umano. L'anticipo più grande e più bello del destino finale dell'umanità è naturalmente Gesù Cristo, ma i santi che si avvicinano a Gesù Cristo ci fanno intuire qualcosa di questo cammino dell'universo verso la sua meta gloriosa, e per questo i santi ci danno tanta gioia. La vista dei santi è fonte di pace. Quando incontriamo dei santi nella nostra civiltà, nella nostra realtà sociale, ci sentiamo tranquilli, sicuri, fiduciosi. È quindi un grande dono di Dio quello dei santi, e ce ne sono tanti vicino a noi. Ci rivolgiamo dunque a loro, a coloro che sono già in cielo, perché moltiplichino il numero dei santi in terra. Ho accennato anche alla cattedra dei non credenti, che è già iniziata con molta, molta partecipazione. L'affido alla preghiera di tutti, perché è un cammino importante di ricerca e di penetrazione del mistero di Dio. Vorrei ricordare un ultimo appuntamento dei giorni scorsi, un incontro dell'Istituto Maritain tenuto qui a Milano sul tema della globalizzazione, un tema arduo che ormai sta invadendo come fenomeno il mondo intero e che può essere foriero di grandi possibilità, ma insieme anche gravido di rischi. Si tratta quindi di governare questo fenomeno eticamente. Io sono intervenuto a questo convegno ricordando il primato della politica sull'economia e il primato dell'etica sulla politica e sull'economia. In questo ordine, prima l'etica, poi una politica ispirata all'etica e un'economia ben governata dalla politica mondiale, in questo ordine è possibile anche una globalizzazione che non emargini nessuno, che non escluda nessuno, ma faccia partecipare tutti ai benefici della civiltà e della tecnica. È quello che auspichiamo per il bene del cammino umano, ma ciò che auspichiamo soprattutto è la presenza, la moltiplicazione degli uomini e delle donne santi sulla terra. A risentirci.